Avvicinare la vetta, questo l'obiettivo della Virtus Lanciano che affronta questa sera la Proverceglia al Guido Biondi. Dopo il pari beffa di Avellino, i rossoneri sono pronti a tornare all'appuntamento con i tre punti casalinghi contro una matricola, quella piemontese, che rappresenta una delle liete sorprese di questo primo quarto di torneo. Guai però a sottovalutare la Pro, che ha dimostrato di essere già a suo agio nella nuova categoria. I ragazzi di Scazzola hanno totalizzato fino ad oggi 14 punti, uno in meno dei frentani, e questo deve essere il monito per l'11 di Laversa a non sottovalutare, nemmeno per un attimo, l'impegno di questa sera. Sul fronte formazione il trainer lancianese deve fare i conti con due assenze pesanti, le squalifiche di Ferrario e Babatiam non sono cose da poco. Al posto dell'attaccante tornerà Cerri, mentre al centro della difesa dovrebbe essere spostato Aquilanti, con Conti ad agire sulla fascia destra. A centrocampo la novità dovrebbe rispondere al nome di Bacinovic. Nel Vercelli militano anche due ex rossoneri, si tratta di Germano e Ragazzu, con il primo che sarà in campo e il secondo in panchina in caso di necessità. Assenti Marconi, Fabiano e Gomes. Le due squadre scenderanno in campo con moduli speculari, vale a dire il 4-3-3. Occhio all'attaccante piemontese Marchi, che ha già segnato 5 gol. Al Biondi arbitrerà Sacchi di Macerata, uno degli esordienti nella Cambi.